Ciao ragazzi, benvenuti su Questi Drums. Siamo giunti all'ultima puntata relativa al mix. Oggi andremo a vedere un po' la finalizzazione della batteria, andremo veramente a spingere la batteria, a fare diventare il suono della batteria figo con i riverberi, con il limiter, che poi vi spiegherò tutto. Per chi vedesse questo video e non sapesse di che cosa sto parlando, questo è il terzo video relativo al mix, ne ho già fatti altri due, quindi ve li lascio qui sotto in descrizione. Il primo è relativo all'incomincio di tutta la questione mix della batteria e a casse rullante, quindi equalizzazione e compressione di casse rullante. Il secondo video è stato invece fatto tutto sulla questione tom, su Charleston e over. Quindi questo qua invece sarà finalizzazione della batteria, perché più o meno abbiamo equalizzato, compresso, gateato, espanso tutto quello che ci serviva nella batteria. Mettiamo un po' di volume a posto della batteria, mettiamo un expander anche sui tom, perché mi sono accorto che rompono un po' troppo le scatole quando non suonano, e poi andiamo a mettere i riverberi, a limitare tutto, non si dice limitare mi sa, ma mettere un limiter per schiacciare un po', per fare un filo di mastering, anche se io non sono capace a fare il mastering. Quindi mi metto le cuffiotte e direi che possiamo partire. Prima cosa, andiamo a sentire come suona la nostra batteria. Ci facciamo un loop e andiamo a sentire com'è. Allora, forse c'è il rullo un po' troppo alto, perché... Sentiamo un attimo il solo qua. Allora, possiamo fare così, mettiamogli, come vi ho detto, nella... spengo un attimo. Dato che comunque i tom, quando non suonano, il microfono continua ovviamente anche a prendere tutto il resto della batteria, quindi mettiamogli un piccolo expander, non un gate, ma un expander. Ve l'ho spiegato bene nella scorsa puntata, quindi andiamo. Allora, spostiamo il compressore alla fine e andiamo a mettere, per tutti i canali dei tom, un expander. Quindi non gate, ma expander, andiamo a sentire. Dove sono i tom? Eccoli qua. No, ho sbagliato loop. Eccolo qua. Vabbè, sta facendo cose Logic, ma non c'è problema. Anche un po' di più, volendo. Gli metto un po' di hold, cioè quanto... rimane attivo il mio gate prima di cominciare a scendere con il release che invece abbiamo qui, che però io lascerei abbastanza veloce. Ok, quindi direi che ci siamo abbastanza, sentiamo tutto. Aumentiamo un filo di over, abbassiamo un filo il Charleston, se no è troppo potente. Ok, direi che ci siamo. Il mix, diciamo, di volumi della mia batteria è fatto. Adesso andremo a inserire i riverberi. I riverberi io ne uso sempre due tipi, quasi sempre due tipi. Prima cosa, uso una stanza, che quindi vado a dare una stanza nuova alla mia batteria, in modo tale che risuoni come fosse all'interno di una certa stanza. E dopo vado a caratterizzare il mio suono con un plate. Un plate, teoricamente e fisicamente, sarebbe una lastra di rame acciaio, dipende, che vibra, e vibrando in questo modo va a caratterizzare il suono in modi diversi. Dopo vi faccio vedere. Cominciamo dal riverbero. Allora, prima cosa, che cosa dobbiamo abilitare come tracce per quanto riguarda il riverbero? Allora, la cassa, il rullante e i tom. Allora, rullante e tom sicuramente. Cassa, se suona solamente la batteria, possiamo dargli un po' di riverbero. Se suona già in una band, potrebbe essere che il riverbero rompa un po' le scatole. Piatti uguale alla cassa. Possiamo dare, se vogliamo, un filino di riverbero anche ai piatti, ma solo se c'è la batteria. Se già cominciamo ad avere una band o qualche altro strumento, il riverbero dato sui piatti e sulla cassa potrebbe rompere un po' le scatole. Quindi, se avete batteria da sola, fate un po' quello che volete. Se invece dovete mixare la batteria all'interno di un brano, vi consiglio di mettere il riverbero solo rullante e tom, al massimo un filino di cassa, ma meglio solo durante tom. Abilitiamo, mandando tutto questo, vabbè, abilitiamo anche Charleston e over, giusto così.
e mandiamoli in un bus separato. Questo bus lo chiamerò riverbero e in pratica, andando ad alzare qua il mio volume, andrò ad aumentare o meno quello che ho fatto in questo canale. Se io faccio suonare normalmente così, questo canale non ha niente dentro. Ma se io vado a mettergli quello che uso di solito come stanze, e cioè l'H reverb, vado a prendermi un template. Io vi consiglio all'inizio, raga, prendete i template e poi al massimo modificateli, ma io di solito quello che uso è Deep Chamber, e poi con questo plugin qua io posso andare a decidere quanto voglio che modifichi il suono il mio riverbero. Quindi vi faccio sentire, se lo lascio più o meno come era lui all'inizio, sentiamolo sul rullante solo, ad esempio. Quindi io vado ad aumentare. Sentite che gli do una stanza nuova, forse così è un po' troppo. Quindi io posso dirgli, suona il riverbero, ma fammelo finire un pochettino prima. Forse questo. Ok, facciamo così, lasciamolo così, ma facciamolo un pochettino più colto come riverbero. Ok, lasciamolo abbastanza colto, anzi facciamo così, lasciamolo un po' più lungo, ma gli diciamo finisci un po' subito, diciamo, ma poi lascialo andare anche un po' più avanti. Cosa importante del riverbero, l'equalizzazione. Vi consiglio sempre di lasciare le frequenze medie e togliere basse e alte, tanto danno fastidio anche qui, come al solito le basse danno sempre fastidio. Adesso ovviamente è troppo, però è giusto per capire. Andiamo a sentire tutto insieme. Così è senza, così è con. Non è male. Facciamo la stessa cosa con la cassa, aumentiamo anche un po' la cassa. Così è la cassa con, così è la cassa senza. Sentite quanto cambia, con. È proprio più panciuta la cassa e adullante con questo tipo di riverbero. Vi consiglio di utilizzare sempre gli stessi riverberi, quindi non è che andate a dare un tipo di riverbero alla cassa, un altro adullante. Si può fare, però io di solito cerco di utilizzare sempre gli stessi riverberi per tutto. E poi andiamo a fare la stessa cosa anche sui tom, quindi cerchiamoci una parte in cui i tom suonano, che tanto quella iniziale o questa, non mi ricordo mai. Ok, questa qua. Mettiamo in solo i tom e andiamo a aumentargli. Ah, non avevo abilitato, ho sbagliato. Devo abilitare questo. Sentite che sono già subito più presenti, più pieni. Questo è senza, questo è con. Non tantissimo, però un po' ci fa. Quindi per adesso hi-hat e over lasciamo stare, non mettiamogli ancora il riverbero, poi vediamo alla fine se serve. Non aumentate troppo il riverbero, cioè, perché all'inizio dite che figata pazzesca il riverbero, una bomba. Sì, però il problema è che il riverbero fa sì che il vostro suono si allontani un po', quindi non avete più quella potenza pazzesca con la vostra batteria, ma il suono è un pochettino più lontano, quindi è figo, ma occhio ad usarlo bene. Adesso andiamo a mettergli invece in un altro bus, quindi abilitiamo sempre gli stessi in un altro di questi bus. No, ho sbagliato, malissimo. Dai Luca, ce la sto facendo. Allora, bus 4 ad esempio, e vi faccio vedere. Io di solito uso questo plate qua, che è la B-Rod plate, molto figo, sempre stereo, mi raccomando, non mono. Allora vedete che qui io ho le mie lastre che posso decidere se mettere questa qua, questa qua, questa qua o questa qua, e in base alla lastra che metto il mio suono sarà completamente diverso. Vi faccio un esempio sul rullante. Tipo, se io vado ad aumentare qua, a caso proprio, completamente, e metto in solo il rullante col plate, sentite. Aumentiamo ancora un po'. Questa è una tipologia. Sentite che qua cambia completamente? Qui cambia ancora.
e qua questo è molto più potente. Quindi in base a quello di cui avete bisogno potete caratterizzare il vostro suono in un certo modo. Io adesso voglio avere un suono bello 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 potente, quindi scelgo l'ultimo plate che vi ho fatto sentire, cioè questo qua. Ovviamente adesso ve l'ho fatto sentire giusto così per farvelo sentire, ma è troppo potente, cioè c'è troppo. Quindi abbassiamolo un po' e andiamo a creare un livello giusto. Ovviamente non dimenticatevi di rimettere anche il riverbero normale, perché poi si sommerà a quello dopo. Quindi sentiamo un attimo. Adesso è un po' troppo, quindi vado a abbassare, anche qui vi ricordate prima che vi ho detto abbassate alte e basse frequenze, quindi treble sono le alte frequenze, bass cut vuol dire che potete cattare, cioè tagliare un po' di basse frequenze, quindi vado a tagliare un po' di alte, un po' di basse. Pre-delay niente, perché non serve per la batteria. Drive è un po' di ciccia, diciamo. Sentite che il suono è un po' più distorto, tra virgolette. Analog, niente. Quindi questo è molto figo. Qui decido il dumping, quindi posso decidere se aumentare il mio riverbero, la lunghezza proprio del riverbero, o se diminuirla. Sentite, qua è poco. Io lo lascio a 2. Cerco di non lasciare mai troppo troppo forte. E poi, in base a questo, vado a decidere il mio volume, che può essere da 0, questo era il mio suono di prima solo con l'H-Verb. E qui ho il mio suono caratterizzante, sentite. Che trasforma completamente il mio rullante. Sentite il rullante senza riverberi. E il mio rullante con i riverberi. Completamente diverso. Andiamo a vedere sulla cassa. Andiamo a dare un po' di riverbero, anche un po' di plate. Il riverbero gliel'ho già dato. Diamogli un pochettino di plate, non troppo troppo. Yeah, ottimo. Andiamo sui tom. Cerchiamo il solito punto in cui i tom suonano, perché sennò non ci serve a nulla. Ok, adesso c'è solo il riverbero normale. Mettiamogli un po' di... Yeah, figata. Direi che non è per niente male. Proviamo a sentire tutta la batteria. Sentite quanto cambia il suono del riverbero, completamente. Forse ho esagerato un filo, però vado ad abbassarlo un po'. Un filo sulla cassa. Yes, secondo me non è per niente male questo suono, quindi ottimo. Volendo, appunto, posso dare un filo di riverbero anche sul Charleston, magari non il plate ma solamente il riverbero normale. Cerchiamo un punto in cui c'è il Charleston, ma proprio poco, ma è, non è per forza da fare. Al massimo, ecco, facciamo così. Non diamolo qua, ma diamolo un filo sugli over. Quindi, solo gli over. Prima sentiamo tutto. Una cosa che vi voglio dire assolutamente, ragazzi, è questa: quando mettete il riverbero, state attenti che nel momento in cui mettete il riverbero sui tom, quello che succede è che i tom prendono anche il rullante, quindi andate praticamente ad aumentare il riverbero anche sul rullante. Quindi occhio a non metterne troppo troppo sul rullante, perché quando lo attiverete anche sui tom
ti alzerà quello di rullante. Detto questo, più o meno direi che siamo a posto. La nostra batteria l'abbiamo fatta. E non è per niente male. Quello che ci manca adesso è andare a potenziare, diciamo, la nostra batteria. Quindi la cosa che faccio è, prima cosa, mettermi, se ce l'avete utilizzatelo, se non ce l'avete non utilizzatelo, ce ne sono milioni di tipi, uno di questi meter che mi permette di capire quant'è la mia potenza vera di segnale e quant'è il mio loudness. Infatti, se vedete, questo è il loudness e quei puntini sono la potenza giusta. Quindi la potenza arriva massimo a meno 8, meno 7 dB, il loudness più o meno a 26. Di solito bisogna cercare di lasciare il loudness verso i 20, 17, 15, una cosa del genere, e far arrivare a zero il picco massimo. Quindi quello che faccio io di solito è, per prima cosa, se ho possibilità, alzare un pochettino tutto insieme. Magari non alzo i riverberi perché potrebbero rischiare di rompere troppo le scatole. Vedete che è già cambiato completamente tutto. E poi, dopo aver fatto questo, vado a aumentare con un limiter. Come limiter ce ne sono milioni di tipi anche qua. Di solito io uso l'L3 Ultra, dove in pratica gli dico massimo, 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 vai a tenermi 0,5, cioè il massimo del livello che posso avere è meno 0,5, così non rischio di andare in clip, e con questo vado a dirgli aumentami il suono, nel senso vado a dirgli sotto una certa soglia comincia a tirare su. Quindi vi faccio sentire come tira su, praticamente un compressore all'ennesima potenza il limiter. Vi faccio sentire pian pianino mentre lo tiro su. Ok, sentite, adesso forse il rullante è fin troppo alto, quindi lo abbasso un filo. Può darsi che abbia forse fatto un po' troppo a sto giro di threshold, però secondo me così non è per niente male. Quindi, arrivati a questo punto, ragazzi, in realtà io avrei anche finito, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, fatemi sapere in generale di questi tre video che ho fatto, cosa ne pensate, se vi sono stati utili, se non vi sono serviti a niente, se a voi del mix non frega niente, quindi probabilmente non sarete neanche arrivati a questo punto del video, ma detto questo io vi ringrazio e spero appunto di esservi stato utile, fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, io vi saluto qua. E noi ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao!